Ciao ragazze, oggi nuovo video tag, i 10 prodotti che mi farei rubare. Sono stata taggata da Make Up Bellezza, che saluto e ringrazio. Ciao Sara, il tuo video è molto carino, spero che il mio riesca altrettanto simpatico. Un prodotto che mi farei rubare sicuramente è questo smalto qua della Kiko. Come vedete, uno smalto marrone e il numero 324. Spero si veda. 324. È un marrone, diciamo opaco, apparentemente anche abbastanza bello, un marrone cioccolato, caffè, insomma, chiamatelo come volete, ma sinceramente non sono mai riuscita ad utilizzarlo perché quando lo applichi il colore è tutto diverso praticamente. Come vedete, io ne ho applicato uno strato per mostrarvelo, è di quella texture di smalti che quando prelevi il prodotto, anche prelevandone tanto, poi è come se svanisse subito. E rimane tutto a righe, tutto, dando anche una seconda passata di colore, la situazione non cambia. Per cui questo è sicuramente uno smalto che è lì fermo da un anno e che se qualcuno lo volesse, se si accolla le spese di spedizione, così come dice Sara nel suo video, ben venga. Per cui primo prodotto sicuramente che mi farei rubare. Altro prodotto è sempre uno smalto della Kiko, che tra l'altro, se non ricordo male, ho acquistato nella stessa malaugurata occasione. Quindi non contento, ho fatto un altro acquisto. Ed è questo qua, questo verde, che apparentemente non sarebbe neanche male, perché comunque è il numero 347, è praticamente quello che nelle cartelle colori delle vernici si chiama verde vagone. Io ne applico uno strato per farvelo vedere. Ha già una texture migliore rispetto al precedente marrone, però questo diciamo che non è male, perché è già uno strato è bello coprente. Però è un colore che mi deprime. Io proprio sinceramente non so cosa avevo nella testa quando l'ho acquistato, vedete? È scurissimo, opaco, proprio è deprimente. Quindi assolutamente. Anche questo è il secondo prodotto che mi farei rubare. Poi, prossimo prodotto, sempre rimanendo in tema di smalti, è una base per unghie. Chi mi segue lo saprà che l'avrò già detto 50 volte. È un periodo che ho delle unghie molto brutte, per cui o si sfaldano, non crescono, si rompono, le sto tentando un po' tutte. Sono andata in farmacia per farmi consigliare un prodotto e la farmacista mi ha consigliato questo. È un prodotto della Marco Viti che si chiama Unghia Seal ed è una base ristrutturante. Diciamo che il prodotto in se stesso non è male perché è proprio un trattamento per unghie sottili con fibre di nylon, come potete leggere qua. Scusate, ma purtroppo io ho provato a darlo. Bisogna praticamente applicarlo, lasciarlo su, mi sembra per una settimana, applicarlo addirittura a giorni alterni senza rimuoverlo. Poi si può usare anche come base per lo smalto, ma per fare proprio la cura bisogna fare così. E ci sono proprio delle fibre in nylon che creano, come dire, una rete che ripara l'unghia. L'unico difetto è che purtroppo le fibre di nylon si vedono, ecco, cioè l'unico dettaglio è quello lì. Per cui mi è già capitato poi di applicare uno smalto sopra, rimane come dire tutto con questa rete che si vede, insomma, non è proprio visibilissimo, voglio dire, non è ruvido, però non è liscio come una base qualsiasi, per cui alla fine, e tra l'altro non rinforza neppure le unghie, con me non ha funzionato, quindi questo sicuramente, come vedete all'interno ce n'è ancora praticamente nuovo, l'ho usato 1 o 2 volte, ma proprio mi sono trovata niente, non mi faceva nulla, allora a quel punto lì uso una base liscia perlomeno. Quindi siamo già a 3 prodotti. Poi, prossimo prodotto, mi spiace, devo dirlo, lo premetto, è una matita occhi. Addirittura sono due della stessa serie, anche qui un marrone e un verde, combinazione come gli smalti. E sono praticamente, però li metto in classifica, sono uno in separati, no? Diciamo. Allora, il primo è il pastello marrone color ebano. Io purtroppo con questo pastello della Neve Cosmetics, acquistato con le migliori intenzioni, mi sono trovata malissimo. Però un momento, precisiamo, mi sono trovata bene come colore perché come vedete è un colore bellissimo, nel senso corrisponde alla descrizione assolutamente. Lì per lì scrive anche bene perché vedete si può dire tutto ma che non sia visibile assolutamente. Il problema è la durata. Il fatto che sia un prodotto bio come tutti i prodotti Neve Cosmetics, in una matita però che veramente la rende proprio che dura, io mi è durato un'ora praticamente. Tra l'altro avevo realizzato un trucco bellissimo,
utilizzandola proprio come nella piega dell'occhio, sfumata, sotto qua nella rima ciliare inferiore, anche all'interno come cajal, che mi sembra che scriva abbastanza. Però purtroppo nel giro di massimo 2 ore svanisce proprio, come la neve, il caso di dire. Per cui io sinceramente non ho proprio potuto far di più e basta, devo nominarla in questi prodotti che mi farei rubare, per cui è lì, io non la uso assolutamente. Tra l'altro io generalmente sono un tipo di, ho un tipo di occhio sul quale il trucco dura abbastanza, perché per fortuna per ora non porto occhiali, insomma non ho difficoltà a quel livello, per adesso facciamo le forche, però devo dire che quindi non mi lacrimano gli occhi e i trucchi in genere mi durano, questi veramente neanche su di me durano, cioè boh. E la stessa cosa vale, quindi prodotto successivo e siamo a 5, per il pastello, questa volta Bosco Teal. Sinceramente, il marrone ancora, ma la matita verde è uno dei miei colori preferiti proprio. Vedete che è un bellissimo verde, tra l'altro lì per lì scrive, di nuovo, stesso discorso, ma anche questa quando la dai, io avevo realizzato tra l'altro un bellissimo smokey verde applicandola come base, era uscito una meraviglia, purtroppo anche lì nel giro di 1 ora, forse addirittura dura meno di ebano. E quindi insomma ho dovuto veramente poi accantonarla perché non ho più potuto utilizzarla. E addirittura questa come eyeliner, come scusate, come cajal all'interno dell'occhio non scrive neppure. E quindi insomma, purtroppo, questo è veramente, mi dispiace anche perché io sono una grande fan dei prodotti Neve Cosmetics. Non ce n'è stato uno col quale mi si è trovata male, i primi sono questi, e mi spiace doverlo dire, ma purtroppo me li farei rubare. Poi, prossimo prodotto, di nuovo uno smalto, questa volta della Pupa. Questo assolutamente non per la texture, perché comunque è un kit nail art che dà l'effetto cracking, vi ricorderete sono usciti qualche tempo fa, nella colorazione 994 Silver and Grey Violet. Niente da dire, gli smalti corrispondono sulla carta assolutamente alla colorazione promessa, per cui abbiamo il silver molto bello e questo qua che sarebbe il grey violet, per cui un grigio tendente leggermente al viola. Se non che quando tu lo applichi sulle unghie, nella realtà, non qua nella foto, perlomeno su di me lo stacco è veramente minimo. Adesso provo qui con voi ad applicarlo proprio velocemente, per cui questo veramente, scusate che devo fare un po', questo me lo farei rubare proprio perché non, perlomeno su di me forse, se non è così chiaro, ho fatto anche un po' di pasticcio, ma rimedio subito con un cotton fioc. Praticamente sono due grigi, grigio su grigio, cioè. Per cui questo lo farei rubare per il colore, proprio perché è stata una scelta sbagliata di colore. Adesso aspetto un attimo che asciughi lo smalto sotto e poi procedo con, così vedete insomma davvero che c'è pochissimo stacco. E per fortuna l'avevo acquistato da Tigotà in offerta, per cui mi sembra di averlo pagato 6,50 euro. Meno di 7 euro, normalmente costano 9,50 euro da Tigotà questi kit della Puma, per cui insomma almeno quello, però veramente non l'ho praticamente mai usato perché adesso potrebbe già, applico l'art top, scusate se vado fuori inquadratura magari, ma e oltretutto è un tipo di art top che spero lo faccia anche in questa dimostrazione pratica, dà delle crepe, chiamiamole così, piccoline, e non mi piace assolutamente. Ora, naturalmente, vabbè, vedete, scusate sempre il dito medio, ma come vedete non è che sia, vedete? E quindi, insomma, non è che si noti lo stacco, e naturalmente ha fatto delle crepe enormi questa volta, perché come giusto che sia, però non mi piace assolutamente. Quindi questo per il colore lo farei rubare. Poi, sempre in tema di smalti, sempre Pupa, un altro kit dei kit nell'Arma Mia della Pupa. Anche questo mi dispiace perché il kit è bello e valido, voglio dire, non è che abbia dei difetti intrinsechi assolutamente. Però su di me ha la durata praticamente che in confronto le matite pastello durano di più. Quindi fate voi il calcolo. Ed è la Nail Art Mania Bubbles, ossia la Caviar Manicure praticamente. È un kit della Pupa uscito già qualche tempo fa. Tra l'altro ho visto ieri da Tigotà le colorazioni nuove, bellissime, ma non le acquisterò perché so già che non mi conviene.
composto da uno smaltino, un lasting color, in questo caso rosa, e da una, ve lo faccio vedere meglio, da un boccetto contenente queste perline tutte colorate. Io ho scelto questa fantasia, quelle fantasy praticamente tutte colorate, che come saprete appunto si applicano sull'unghie dopo aver applicato uno strato di smalto, uno o due strati, si schiaccia, si attende che asciughino, e quindi insomma si ha la Kever Manicure, che ovviamente è ruvida, molto bella, molto carina. Io però lo applico praticamente tempo 10 minuti, ma non solo facendo magari tanti lavori come mi capita spesso, io lo sapete, sono indaffarata, sono una, tra l'altro abbastanza sgarbata come gesti, proprio come gestualità, quindi comunque non mi durerebbe tanto, ma questo veramente, cioè un'ora è già tanto, cioè è proprio scandaloso. Io non so se altri kit come quello della Siate, che costa tantissimo, magari durino di più, ma comunque sì, io questo lo devo presentare. Praticamente non lo uso quasi mai all'interno di questo video tag, perché io da quando ce l'ho l'avrò usato uno o due volte, non di più, perché poi mi sono stufata, e quindi me lo farei rubare a malincuore, perché mi piace il colore, mi piace l'idea di questo tipo di manicure, però me lo farei rubare. Poi ci sono due palettine occhi, che anche qui le ho separate, diciamo, come classifiche. Siamo già a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi ottavo prodotto, quindi ci saranno ottavo e nono. Sono due palettine di ombretti. Inizierò dalla peggiore, quella che secondo me è la peggiore, che mi dispiace di nuovo nominare, perché sono prodotti dalla Pupa e io amo la Pupa in generale, e soprattutto sono di una collezione ispirata a Clio Makeup. Qualche tempo fa, mi sembra nel 2011, ve lo ricorderete sicuramente, Clio aveva fatto una collezione insieme alla Pupa che si chiamava Clio for Pupa, appunto, caratterizzata da vari prodotti tutti ispirati ai gattini di Clio, Mimi e Oscar. E quindi inizierò dalla prima, che è quella di Oscar. E vedete che, a parte i colori abbastanza banali, perché comunque c'è un grigio, un azzurro e la classica palettina occhi Pupa con quattro colori, ma sono colori proprio che non scrivono assolutamente. Io l'avrò proprio utilizzati una volta in croce, ve li swatcho velocemente e capirete quello che intendo dire. Vedete, proprio sono chiarissimi, cioè non rendono assolutamente. Anche applicarli col pennello è difficile, perché proprio non prelevi il prodotto, e quindi insomma questi veramente sono lì nel cassetto. Se qualcuna, pur essendo comunque già stati usati, si accolla alle spese di spedizione, ben venga, io glieli regalo. Poi prossimo prodotto è la sorella Mimi, praticamente, quindi stesso discorso, Mimi, che come vedete i colori sono molto belli, tra l'altro, in questa palette. Scusate che tolgo. Vedete, perché c'è questo verde del quale mi ero innamorata, però anche qui di nuovo bassissima scrivenza, e li swatcho veloci, oltretutto poi stando lì saranno anche un pochino seccati, scusate, ma qui ancora insomma la scrivenza è un pochino più alta, però poi sinceramente non l'ho più potuto utilizzare, perché per cui è lì. Stesso discorso della sorella Oscar, e purtroppo insomma io devo dirla, mi spiace, scusami ancora Clio. Pulisco un attimo tutti questi swatch. Poi ultimo prodotto è una tinta per labbra, della Rimmel London, la 1000 Kisses, o meglio 1000 Kisses, bisognerebbe dire in inglese, che tra l'altro mi era stata regalata questa da mia mamma, ed era una tinta uscita mi sembra l'anno scorso, per cui c'è questo colore, mia mamma lei se ne è sbarazzata, è fatta come un pennarello. Io devo dire che lì per lì scrive abbastanza, ma è un colore che non è che sia, è un arancione in pratica. Mia mamma è rossa di capelli e probabilmente su di lei sarebbe stato bene, poi non so per quale motivo, l'ha provata una volta e insomma che io praticamente non mi piace questa tinta assolutamente, e li ferma. Tra l'altro dall'altra parte aveva, come dire, un idratante che si è rotto subito. Vedete che non, per cui l'ho applicato una volta proprio per complimento per mia mamma, ma veramente se se la fosse tenuta mi faceva un favore, per cui è lì pronta a essere rubata. Per cui ragazzi, questi erano sì li ricontrollo i 10 prodotti. Spero che il video sia stato carino, che vi piaccia. Fatemi sapere se condividete le opinioni che ho espresso oppure no, perché ovviamente magari voi vi siete trovati meglio di me con questi prodotti. Io saluto ancora e ringrazio Sara, ti mando un bacione
ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte!